E in questa seconda ora, come mi avete chiesto, guardiamo insieme l'esercizio sulle potenze del binomio. Questo è il testo dell'esercizio che è stato modificato per essere compatibile col CodeRunner che useremo all'esame. Di fatto è lo stesso esercizio, ma non acquisisce più i dati sui coefficienti e sulle potenze da tastiera, bensì li acquisisce da un file. Quindi, a differenza rispetto all'esercizio che avete fatto voi, è che esiste, dice, il programma deve acquisire da un file denominato potenze.txt le seguenti informazioni. Nella prima riga del file sono presenti dei valori dei coefficienti A e B separati da uno spazio e nelle righe successive sono riportati diversi valori di n, uno per riga. E per ciascun valore di n presente nel file, quindi per tutte le righe successive, il programma stamperà l'espressione del polinomio potenza. Ok? Quindi, anziché leggere con delle input da tastiera i valori, invece li leggiamo dal file. Qui c'è un esempio di un file che contiene 1 meno 2, vuol dire che il coefficiente A vale 1, il coefficiente B vale 2, quindi stiamo parlando di x meno 2y, e vogliamo calcolare la terza potenza e la quinta potenza. E alla fine lui mi stamperà che appunto la potenza con n uguale 3 è questa, e con n uguale 5, se non ci sono errori, dovrebbe essere questa. Ok? In questo esercizio c'era un passaggio intermedio, no? Nel senso che il testo stesso specificava che per il calcolo delle potenze del binomio fosse opportuno, suggerito, richiesto in realtà, di costruire una funzione che si chiama tartaglia con un parametro n che calcola e restituisce il triangolo di tartaglia sotto forma di lista di liste. Allora, questo è un caso che si può verificare in cui noi vi chiediamo esplicitamente di costruire una funzione che faccia una certa cosa. Quindi, se la regola generale che abbiamo già discusso ieri è che le funzioni le potete usare se vi torna comodo, se invece preferite fare il codice tutto, diciamo così, in un unico blocco va bene lo stesso, però ovviamente l'eccezione è quando invece noi chiediamo esplicitamente che venga sviluppata una funzione oppure diciamo, alcune funzionalità sotto forma di funzione definita, allora in questo caso deve essere rispettato in certo senso questa richiesta. Okay? Tanto per fare un esempio, ci sono alcuni di voi che nella soluzione hanno messo i fattoriali per calcolare il coefficiente binomiale e va bene perché matematicamente sono giusti, ma l'esercizio in realtà ti chiedeva di fare il triangolo di tartaglia in questo modo e quindi non sarebbe stato, diciamo così, valido. La funzione per comodità se restituisce solo la riga utile andrebbe bene lo stesso, allora leggiamo bene, no, c'è scritto che la funzione restituisce il triangolo completo fino all'ordine n, non restituisce l'ultima riga del triangolo, quindi per essere fedeli a questa definizione dovremo restituire tutto il triangolo e poi sarà il programma principale che si va a prendere l'ultima riga che gli serve. Voi potete dire, ma no, ma sarebbe stato più comodo diversamente, va bene, pazienza, qui ti chiede una certa cosa e quindi bisogna attenersi a quelle che sono le richieste. Immaginate un po' se siete in un team di programmatori, c'è una specifica che definisce come funziona una certa cosa, il programmatore 1 scrive una parte del programma che usa quella funzione, il programmatore 2 scrive una parte del programma che implementa quella funzione e se poi questi due decidono di cambiare la specifica perché gli torna più comodo così o gli sembra più sensato così, poi nulla funzionerà, no? Quindi purtroppo le specifiche sono, quando sono chiare, quando sono esplicite, non sono negoziabili in un certo senso, no? Anche se sarebbe più comodo, più logico far diversamente, fa lo stesso, ormai è definito così. Al limite si va a modificare la specifica, ma chiaramente all'esame non lo possiamo fare. Ok, allora io partirei quindi da lì, da qua proprio. Cioè, cominciamo prima a fare questo sottoproblema, no? Questo sottoesercizio all'interno dell'esercizio. Facciamo il triangolo di tartaglia. Lo testiamo, vediamo che funzioni e poi sopra questo ci costruiamo l'esercizio principale, direi. Quindi prendiamo il nostro file, qua ho creato una cartella nuova con dentro questo file binomio. E proviamo a definire questa funzione tartaglia che riceve come parametro un valore di n, che è il grado del polinomio e quindi il numero legato al numero di righe. Allora, il triangolo di tartaglia come è fatto? Sappiamo che è fatto da un 1
sulla prima riga, poi 1-1 sulla seconda riga, poi 1-2-1 sulla terza riga, 1-2-3-1 e così via, dove la regola è che ogni numero, allora in ogni riga il primo elemento è sempre un 1, l'ultimo elemento è sempre un 1 e gli altri elementi si possono calcolare facendo la somma dell'elemento sopra di esso e dell'elemento precedente. Quindi questo 3 altro non è che 1 più 2. Ok? Quindi noi possiamo calcolare iterativamente le varie righe del triangolo di Tartaglia semplicemente facendo delle somme, costruendo ogni riga da quella precedente. Poi questa è una matrice un po' strana perché chiaramente tutto questo, no, sarà dentro una unica lista, che è una, quindi stiamo parlando di una lista di liste in certo senso. Tutto questo è una matrice un po' strana perché ha le righe di lunghezza diversa, però nessuno ci ha mai obbligato a fare una lista di liste con tutte le liste della stessa lunghezza. Ok, quindi questo è ciò che vogliamo ottenere. Questo con n uguale 0, la seconda riga n uguale 1, la terza riga n uguale 2, la riga successiva sarà n uguale 3 e così via. Quindi questo triangolo avrà tante righe quanto è il valore di n più 1, perché abbiamo visto che con n uguale 3 io voglio arrivare fino a questo elemento e in totale avrò 4 righe nella mia matrice. Ok? Quindi questo è il punto d'arrivo. Allora, possiamo costruire il triangolo come inizialmente lo potremmo costruire la prima riga, no? Il primo elemento possiamo già costruirlo così, quindi una lista che contiene solamente la prima riga. Attenzione alle doppie parentesi quadre, perché la parentesi quadra interna mi serve per costruire una lista con un elemento, questa. Ma poi il tutto lo devo mettere dentro una lista che conterrà poi le altre righe. Okay? E poi dovrò iterare, diciamo, facciamo un valore, vabbè, in range, dalla riga 1, questa era la riga 0, l'ho già messa a posto. Dalla riga 1 fino alla riga n compresa, quindi nel range dovrò mettere n più 1. E quindi dovrò costruire le righe successive. Le righe successive come sono fatte? Iniziano con 1, terminano con 1 e in mezzo avranno i valori somma. Ok? Quindi le righe successive avrà un primo valore che è un 1 sempre. Poi ci aggiungo i valori successivi, quindi ad esempio immaginate questi due 3, con il primo indice 1 l'ho già messo dentro, adesso dovrò mettere questi altri indici e poi chiuderò con un 1 chiaramente. Allora, questi indici quali sono? Sono quelli che vanno nella posizione 1 e 2, la posizione 0 è già a posto, la posizione 3 la aggiungo a parte. Quindi avrò un altro range, chiamiamolo J, che parte sempre dalla posizione 1, quindi dalla seconda posizione, fino alla posizione, questa è 0 e 1, scusate, 0, 1, 2, questa sarebbe la posizione 3 esclusa, quindi fino a n. Ok? Allora il valore che sto calcolando, io sto calcolando praticamente un valore che è pari all'elemento, qui siamo, mettiamo un commento, creo la casella ij del triangolo. Quindi dovrò sommare la casella i-1 j, no scusate, i-1j, cioè quella sopra, riga sopra, stessa colonna, con la i-1j-1.
forse un po' più chiaro se andiamo avanti con n uguale a 4. 1, 4, 6, 4, 1. N uguale a 4. Quindi io dovrò calcolare questo valore qui, questo 4, ho il valore di i che vale i uguale 0, i uguale 1, i uguale 2, i uguale 3, i uguale 4, questa è la mia riga. Questo numero 4, quindi sarà j uguale 1, la seconda posizione, lo ottengo come somma di 3, e questo 3 è nella riga 3, riga meno 1, e colonna la stessa, la colonna 1, più questo 1, che è nella riga precedente, colonna precedente. Avete ragione, Andrea, che questo for va troppo in là, deve arrivare fino a i, che è il numero della riga, ok? Quindi n è il numero totale, ogni riga ha una lunghezza diversa, certo. Quindi alla riga 2 deve arrivare fino a 1, 0, 1, anzi, da 1 a 1. Alla riga i uguale 3 partirà da 1 e arriva fino a 2, quindi 3 escluso. Alla riga i uguale 4, sì, in realtà qui in realtà sarebbe più i che non n. Alla riga i uguale 4 deve andare da 1 a 4 escluso, quindi 1, 2, 3, che sono esattamente questi valori intermedi. Grazie per la correzione. Quindi il valore, quindi sarà da inserire, sarà, abbiamo detto, triangolo di i-1 j più triangolo di i-1 j-1. E questo valore, una volta che ce l'ho, lo aggiungo alla riga. Dopo che ho terminato i valori intermedi, ci aggiungo anche l'uno finale per chiudere, perché ovviamente in questo calcolo qua non era compreso. E tutto questo calcolo una riga, e una volta che ho calcolato la riga, la posso aggiungere al triangolo prima di passare alla riga successiva. Quindi alla fine avrò triangolo append di riga. Quando finisce tutte le righe, semplicemente ritorno il triangolo. Allora, vediamo se sta roba funziona. Proviamo a farci calcolare tartaglia di C6, ad esempio. Vediamo cosa salta fuori. Proviamo a eseguirlo. Allora, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, e vabbè, questi numeri qua sembrano giusti. Vediamo se abbiamo, siamo arrivati fino alla riga 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Quindi avrà 7 righe, la cui ultima appunto è l'indice di riga uguale a 6, e questo indice di riga uguale a 6 contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementi. Perché giustamente la potenza sesta di un binomio ha 7, 7 termini, perché le potenze vanno da 0 a 6, quindi sono 7 termini in tutto. E quindi questo è il primo pezzo dell'esercizio, dove diciamo così, l'unica difficoltà era non perdersi su questi indici, su questa somma essenzialmente, ragionare bene sugli indici. Okay? A questo punto possiamo andare avanti con il resto del programma. Il resto del programma che deve calcolare l'espressione, no, dell'espansione di una potenza di un binomio usando appunto i triangoli di Tartaglia. Allora, possiamo costruire una funzione che faccia questo. Sto andando avanti al contrario, tanto per sperimentare due modi. Nell'esercizio precedente sono andato avanti in modo, diciamo, top down. Sono partito dal main e poi man mano che al main serviva una funzione l'andavo a realizzare. Qui sto lavorando un po' al contrario, tanto per provare.
parto dalle funzioni, costruisco una funzione dopo l'altra, una funzione che usa la funzione precedente e così via, fino a quando non arriverò a una funzione unica che è il main. Quindi parto dal basso anziché partire dall'alto. Normalmente, diciamo, il lavoro vero è un mix tra questi due modi di lavorare. Quindi possiamo però definire una funzione che già mi dia, dunque, cosa potremmo fare? Che mi calcoli i coefficienti. Coefficienti, dato A, dato B e dato N. Quindi una funzione che mi calcola una lista contenente i coefficienti di AX più BX più Y alla N. Poi il passo dopo sarà prendere questi coefficienti e metterli in bella col più, con le somme, con i segni di esponente, eccetera, che sarà un lavoro sulle stringhe. Ma questa funzione qua magari la facciamo lavorare solamente con i numeri. Una lista di float contenente di pezzi di coefficienti. Allora, come sono i coefficienti? Beh, ogni coefficiente lo possiamo indicizzare, ma quindi il primo coefficiente sarà il coefficiente di x alla n. Poi ci sarà il coefficiente di x alla n meno 1 y. Poi ci sarà il coefficiente di x alla n meno 2 y alla seconda e così via. Possiamo pensare, se li vediamo in questo modo, come vediamo normalmente lo sviluppo del binomio, dove abbiamo la x, le potenze di x che decrescono e contemporaneamente le potenze di y che crescono, l'indice della lista è la potenza di y, visto così. No? Mentre la potenza di x sarà n meno indice. Quindi nell'indice di posizione 0 ho la x alla potenza n meno 0, cioè n, e y alla potenza 0. Nella terza cella della lista, quindi l'indice di posizione 2, avrò y alla seconda e x alla n meno 2. Ok? Importante chiarirci questo, così sappiamo esattamente cosa dobbiamo mettere all'interno di ciascuna casella. E a questo punto è facile, perché io devo semplicemente costruire una lista vuota e aggiungerci dentro i valori per gli indici che vanno da range, che vanno da 0 a n più 1, se non sbaglio, perché n è compreso. Dovrò avere sì, perché quell'elemento di indice n è quello che ha x alla 0, y alla n. Qui ci deve essere ancora l'elemento di indice n. E quindi lo devo aggiungere. Quindi ad ogni elemento dovrò aggiungere il valore del coefficiente relativo. Allora, quel coefficiente relativo come lo trovo? Lo troverò moltiplicando A elevato alla sua potenza, B elevato alla sua potenza per il coefficiente binomiale corrispondente. Quindi sarà A elevato alla potenza di A, che abbiamo appena detto che è n meno indice, per B elevato alla potenza di B, che abbiamo appena detto essere l'indice, per il coefficiente binomiale, che sarà il nostro triangolo di Tartaglia. Allora, questo triangolo di Tartaglia magari ovviamente lo devo calcolare, quindi da qua lo posso chiamare triangolo uguale Tartaglia di n. E quindi di questo triangolo qua mi serve moltiplicare per la riga ennesima, ovviamente, l'ultima riga, e la posizione i.
proviamo a vedere cosa succede. Ok? Allora, commentiamo queste righe e proviamo a chiamare questa funzione. C uguale coefficienti. Proviamo a fare il binomio più semplice, x più y alla quinta, ad esempio. Print C. Allora, eseguiamolo. Mi stampa qualcosa che non c'è, perché ovviamente mi sono dimenticato di fare return. Allora, avendo A uguale 1, B uguale 1, di fatto ho neutralizzato tutte queste potenze, quindi anche se le avessi sbagliate non me ne accorgo, e ho praticamente i coefficienti che sono pari ai coefficienti binomiali. Se invece provassi a fare A più 2, x più 2y, quindi A uguale 1, B uguale 2, i coefficienti, adesso in questo caso a occhio non riesco a vederli, ma sono... mettiamo 3 che è più facile, 6, 12 che sono 3 per 4, no, perché sono 2 alla seconda per 3 che è il coefficiente binomiale, 8 perché è 2 al cubo. Se per caso ci fosse un meno 1, per vedere se considera correttamente anche i numeri negativi, dovrei avere i valori alteri, a segni alterni, no? Quindi gli stessi valori. Quindi sembra che funzioni. Per rispondere alla domanda di Alida, io triangolo di ni, questo n serve per prendere l'ultima riga del triangolo, perché la funzione tartaglia mi dà tutto questo triangolo qua, però per calcolare i coefficienti della potenza ennesima mi serve solamente la riga ennesima, solamente l'ultima riga. E quindi questo è tutto il triangolo, triangolo di n è l'ultima riga, e poi dell'ultima riga vado a prendere i coefficienti, la posizione che mi interessa. Ok? Poi si collega alla domanda che mi avete fatto prima, ma perché non potrei restituire solamente l'ultima riga, perché tanto è l'unica che mi serve? Sì, ha senso, sarebbe più comodo se restituissi l'ultima riga, ma purtroppo la funzione è specificata in modo diverso. E questi dovrebbero essere i coefficienti. Ok? Cosa ci manca adesso? Beh, a questo punto ci manca la lettura dal file, in cui leggo dal file il valore di A, il valore di B e il valore di N, o i vari valori di N, e per ciascuna, diciamo, valore di N chiamerò la funzione coefficienti una volta, ogni volta, e ogni volta dovrò ricostruire il triangolo di Tartaglia, perché il valore di N può cambiare ogni volta, no? Se uno volesse fare il pignolo potrebbe leggerseli tutti e vedere qual è il valore di N massimo, ma insomma, chi se frega. No, in un certo senso di non doverlo calcolare più volte. È una complicazione non richiesta. Sarebbe più efficiente calcolare una sola volta il triangolo di Tartaglia più grande possibile che mi possa servire e poi usare le righe che sono già pronte. Però in questo caso non è richiesto, in un certo senso, di cercare di evitare di fare calcoli inutili come questo. Tra l'altro sono velocissimi perché sono solo un po' di somme. Dicevo, quindi... leggo il file, acquisisco AB sulla prima riga e il valore di N sulle righe successive, quindi per ciascuna riga del file chiamerò la funzione coefficienti e poi dovrò stampare in modo più o meno umano l'espressione e non solamente i coefficienti grezzi così. Quindi a questo meno 1 dovrò scriversi a fianco x al cubo, a questo 6 dovrò scriversi a fianco x per y alla seconda e così via. Vabbè, e questa è la parte più noiosa, che sarà quella di mettere in bella il risultato. A questo punto quindi possiamo provare a impostare il nostro main, se siamo abbastanza abbiamo costruito per gradi, costruito una funzione tartaglia e non siamo andati avanti fino a quando non ci siamo stati convinti che fosse giusta la funzione. Poi abbiamo costruito la funzione coefficienti e ci siamo convinti, facendo qualche prova, che desse il risultato corretto, e adesso andiamo avanti. Ok, quindi cercate sempre di applicare un metodo di questo genere, scrivo un po' di codice e lo provo, poi un altro po' di codice e lo provo. Se lavorate per funzioni è un pochino più facile. Se invece partite dal main, questo main non si potrà provare fino a quando non avrà tutte le funzioni pronte, quindi è un pochino più complicato. È vero che non sono programmi mai molto lunghi, perché alla fine, se guardate, alla fine siamo sulle 60-80 righe per programma, ecco, contando le righe vuote.
Proviamo a definire il main. Il nostro main a questo punto sarà semplicemente consisterà principalmente nella lettura del file, e quindi diciamo così che sono i file che contiene i comandi open, si chiamava potenze.txt in lettura, e vabbè, qui il solito try set io error due punti impossibile aprire il file e interrompiamo il programma. E invece se va bene, comandi.close, e mi metto a leggere i vari dati del file. Quindi avrò i primi due dati, che sono la prima riga, la leggo dal file, comandi.readline, che dovrebbe contenere il valore di A e il valore di B. Quindi, dunque, prendo la riga, devo cancellare la capo finale e dividerlo in campi separati da spazio, e il primo valore è il coefficiente di A e il secondo valore è il coefficiente di B. Quindi in questo caso posso prendere il primo valore, convertirlo in float e chiamarlo A, e poi faccio la stessa cosa su B prendendo il secondo campo. Qui sto dando per scontato che il file sia a posto, come sempre. Lo faccio pensando che il file sia corretto e poi eventualmente aggiungiamo la correzione degli errori. Qui sto facendo un lavoro due volte, nel senso che questa operazione rstrip split la sto ripetendo due volte. Altrimenti avrei potuto costruire, come abbiamo fatto sempre, una lista di campi e poi prendere campi di 0, campi di 1. In questo caso dipende se siete più pigri per dover riscrivere due volte la stessa riga o se siete più pigri per dover definire una lista intermedia. Il tempo di esecuzione necessario a rifare un'altra volta lo split è totalmente trascurabile, quindi non me ne preoccupo. Però ho il valore di A e B. A questo punto comincia il lavoro vero e proprio, che è quello di... innanzitutto possiamo vedere se abbiamo stampato qualcosa di giusto. Print... potenze di, abbiamo detto che sono A x più B y alla n, così vediamo, io lo proverei così vediamo se abbiamo letto correttamente A oppure B. Magari il main lo chiamiamo anche, così fa qualcosa. Ok, potenze di 1x più meno 2y, vabbè, questo più o meno è una questione estetica, ce ne preoccupiamo poi tra 30 anni. Però ha letto correttamente il valore di A e il valore di B. Paolo mi fa notare che l'eccezione per, file not found, per la mancata apertura del file dovrebbe essere file not found. In realtà sì, andrebbe benissimo file not found. IO error è un'eccezione più generale di file not found, perché potrebbe esserci un errore perché non ho potuto trovare il file, oppure c'era ma era protetto in lettura, no? O possono esserci altri motivi. Le ultime versioni di Python suggeriscono di usare IO error anziché i tipi di errori specifici, così, diciamo così cattura tutti i possibili malfunzionamenti di input-output che possono avvenire. Quindi IO error è un po' come fosse un contenitore un po' più grande rispetto al solo file not found, però vanno bene entrambi, in questo caso non è che possa succedere molte cose diverse. È una, se vogliamo, una raccomandazione che è uscita nelle versioni di Python successive all'uscita del libro, per cui il libro non ne parla, ma se andate a vedere la documentazione ultima di Python, quando vedete file not found, vi dice, vi suggeriamo, no, di usare l'intercettare IO error. Ok, dicevamo, abbiamo letto A e B, a questo punto possiamo impostare il ciclo che legga i valori di n. Quindi for line in, si chiamava comandi. Ovviamente questo ciclo for è lo stesso che usiamo per leggere un file intero. Questo file noi l'abbiamo già letto un pezzo con la read line, e quindi questo ciclo for continuerà dal punto in cui era rimasta la lettura precedente.
quindi non si va a leggere, a rileggere l'intero file da capo. Continua la lettura, come dalla riga successiva. Il file potenze.txt è questo, molto semplice, A e B e poi i valori di N. Nell'ultimissima versione del testo che stiamo caricando su CodeRunner, su Exercise, c'è anche il file, ma se no è semplicissimo. Come vi dicevo, l'abbiamo modificato perché su CodeRunner non si può fare l'input a tastiera. Allora, a questo punto il line è il singolo numero, il valore di N, quindi possiamo fare estrarre il valore di N come int di line. Poi uno potrebbe dire, no, ma dovresti fare rstrip perché questa line contiene il bar n finale. Sì, va bene, ma in realtà la int non si preoccupa. La funzione int, se trova degli spazi all'inizio o alla fine, li ignora già da sola, quindi non è necessario. E quindi abbiamo a questo punto i coefficienti che possiamo calcolare con la nostra funzioncina che ci siamo appena fatti, coefficienti. Qui passiamo appunto a, b e n. E poi dovremo stampare il stampa polinomio dati coefficienti, coef, che è la variabile che abbiamo, è la lista che abbiamo appena ottenuto. Quindi ci dobbiamo ancora fare questa funzione di stampa che metta in bella questo insieme di coefficienti. E poi abbiamo il close e finisce il main. Quindi questa stampa polinomio dei coefficienti, chiamiamoli C per brevità, visto che forse lo useremo parecchie volte. Allora calcola una stringa contenente la rappresentazione del polinomio. Allora possiamo partire da una stringa vuota, S uguale stringa vuota, e poi ci andiamo ad aggiungere vari pezzi sulla base dei singoli coefficienti. Possiamo fare una prima implementazione un pochino stupida, cioè meno curata dal punto di vista estetico, e poi eventualmente la andiamo a raffinare. Noi dobbiamo semplicemente iterare sull'indice I che vada da 0 alla lunghezza di C. Questo coefficienti qui continua a valere la regola che abbiamo scritto sopra, che era qua. L'indice della lista è la potenza di y e n meno la potenza di x n meno indice è la potenza di x. Ok, quindi dentro questa funzione c il valore di n non ce l'abbiamo, però lo possiamo facilmente calcolare perché è la lunghezza di C. Quindi se ho un polinomio con 3, no, meno 1, perché se ho un polinomio con 3 termini, 1, 2, 1, il famoso quadrato del binomio, n vale 2, ma i termini sono 3. Quindi la lunghezza dei coefficienti, sono 3 coefficienti, mi dà un polinomio di grado 2. Quindi a questo punto dovrei essere in grado di costruire una stringa che aggiunga a S il coefficiente che è dato da X elevato a, non scusate, X, il coefficiente era CD, coefficiente per X elevato alla sua potenza che dovrebbe essere N-I. E poi Y elevato alla sua potenza che dovrebbe essere I. Mettiamoci un F davanti, se no. Quindi questo è il pezzettino più. Ci metto più per ora, poi sappiamo che l'ultimo elemento non ce lo dovrà avere. Ma prima verifichiamo che sia giusto, poi mettiamo a posto l'estetica, ok? Quindi aggiungo ad ogni iterazione una stringa che contenga il coefficiente C con I, che abbiamo appena calcolato,
e ci affianchiamo le potenze opportune della x e della y. E poi possiamo fare una print di s. Vediamo cosa salta fuori. Allora, sappiamo che il valore era n uguale a 3, se non sbaglio, il primo, no, perdono, questo è potenze, 3, del polinomio, del binomio a meno 2y, e quindi abbiamo 1, abbiamo detto x meno 2y, quindi 1x al cubo meno 6x alla seconda y più 12xy alla seconda meno 8xy alla terza. Ok? E idem per quello di quinto grado. Adesso chiaramente ci sono degli inestetismi come un y alla 0 che non serve a niente, come un y alla 1 che si potrebbe semplificare, e con questo più che ovviamente dobbiamo togliere, però se sappiamo che i numeri sono giusti, a questo punto possiamo lavorare sui dettagli estetici. Il simbolo è più uguale, non so se l'abbiamo usato, ma è un sinonimo di s uguale a s più, no? Noi abbiamo sempre usato forse nel corso la somma, la concatenazione. Quando concateno qualcosa, una stringa, vale anche su una lista, posso usare l'operatore abbreviato di concatenazione più uguale, esattamente equivalente a questo. Allora, dicevamo, quali sono i casi particolari? Beh, i casi particolari sono l'ultimo elemento a cui non devo aggiungere più e i valori 0 oppure 1 della potenza di x e della potenza di y che non richiedono di essere stampati. Quindi io devo ancora andare a spezzare questa istruzione. Questo è il caso generale. Nel caso particolare io sono sicuro che dovrò aggiungere alla stringa, vediamo il primo pezzo, il coefficiente. Questo ci deve essere sempre. Ok? Questo c'è sempre. Poi, se la potenza di x è maggiore di 1, la devo stampare, maggiore o uguale a 1, la devo stampare. Quindi aggiungerò, se abbiamo detto che n-i, che è la potenza di x, è maggiore, diciamo così, se è uguale a 0 non devo fare nulla. Se è uguale a 1, aggiungerò semplicemente x. E altrimenti, se n-i, che è la potenza di x, è maggiore di 1, aggiungerò giustamente la formula giusta, che è quella che abbiamo preso da qua, che avevamo già qui, con uno spazio davanti. Poi facciamo la stessa cosa con la y. Di cui però l'esponente non è n-i ma i. y alla i. Quindi ci ho messo il coefficiente, ho messo una potenza di x, ho messo una potenza di y, spero di non aver fatto casino col copia e incolla, perché il rischio è sempre questo, e poi eventualmente ci devo aggiungere ancora questo più. Ce lo devo aggiungere se non sono l'ultimo elemento, quindi if i non è l'ultimo, len di c meno 1, allora... sì, oppure l'n di c meno sì, che è n, mettiamo n magari più chiaro, la stessa cosa, se non sono l'ultimo dovrò ancora aggiungere il più, allora apice più spazio più spazio. Vediamo un po' se è un po' più bello. Allora qui manca lo spazio davanti a x, davanti a y. 1.0 per x al cubo meno 6 per x alla seconda y più 12x y seconda meno 8y alla terza. Quindi dove c'è la potenza 0 non ho messo, dove c'è la potenza 1 non ho indicato l'esponente.
Emanuele ci suggeriva invece sulla chat di fare, diciamo così, di non preoccuparci tanto di questa parte qua, perché dice, beh, io sono sicuro, no, che aggiungo sempre tre caratteri in fondo che non devono essere stampati, allora li costruisco, li aggiungo comunque, ma poi non li stampo. Era anche un'altra soluzione. Sicuramente quella, se quella stringa non ti deve servire ad altro che a stamparla. Ok? Se invece questa funzione stampa polinomio restituisce la stringa al chiamante, questa stringa S, e poi deve essere usata da altre parti, allora un truschino di questo genere mi piacerebbe un po' meno, perché vorrei la stringa giusta, no? Che termini al punto giusto, non dica ricordati poi che gli ultimi tre caratteri non sono da stampare. Ok, non so se c'è altro, se ci sono altri dubbi su questo, su questa soluzione. Ditemi voi cos'è che non vi quadra. Ovviamente questa parte qua è antipaticissima, no? Cioè, devo mettere a posto l'estetica, è la parte più noiosa, così come è controllare gli errori se uno dovesse controllarli tutti. Il cuore di questo esercizio sta qui, nel calcolo dei coefficienti e ovviamente nel calcolo del triangolo di Tartaglia. Quello è il cuore dell'algoritmo. Capire la struttura dati, capire che voglio fare una, che ne so, un array di coefficienti, una lista di coefficienti e una lista di liste che è il triangolo di Tartaglia, e costruirlo e metterci dentro i valori giusti. Questo è il cuore dell'algoritmo. Il resto è lettura da file, controllo dei dati e stampa in uscita e sistemazione dell'estetica, che sono importanti, ma dal punto di vista della correzione che ne facciamo, che faremo, sono meno importanti rispetto alla parte algoritmica. Quindi mettetevelo in testa. I segni dei vari fattori, sì, se uno volesse potrebbe dire, guarda che io so già che il numero successivo è negativo, quindi non metto questo segno più, o dovrò mettere un segno meno. Sì, tutto si può migliorare, no? In realtà l'esempio che avevo fatto sul testo aveva questo inestetismo, quindi se me lo propongono nell'esempio, io perché mai devo far di meglio, no? Allora, il commento che stanno facendo Samuele e Suavo, effettivamente questo esercizio è un po' diverso dagli altri. È un pochino, posso dire, più mentale, no? Nel senso che dobbiamo inventarci noi, non è automaticamente evidente nel testo che cosa devo fare, no? In molti altri ho un file da leggere, ho dei campi, devo fare delle operazioni su questi valori e quindi, diciamo, sono relativamente più vicina alla soluzione rispetto alla spiegazione del testo. Mentre questo, il testo era molto breve, ma attenzione, è molto breve perché voi questa cosa qua sono, quant'è, 10 anni che ve la smenano, no? Con le potenze del binomio, non so, da seconda liceo, più di lì. E quindi dovete attingere a un bagaglio che avete tutti benissimo, ma non avete mai visto in questa forma. E quindi c'è uno sforzo di travasare una conoscenza che avete migliore della mia su questa cosa qua, travasarla nel modo di pensare informatico, cioè variabili e strutture dati e operazioni da fare su queste strutture dati. Quindi il testo è più corto, ma perché se io avessi dovuto spiegarlo così come spiegavo agli altri, avrei dovuto scrivere una pagina e mezza, il coefficiente binomiale, Tartaglia, sono tutte cose che sapevate già, e quindi in qualche modo qua inganna, no? Dici, ho letto il testo ma non c'è scritto niente, e non c'è scritto niente perché sono tutte cose che sai già. Devi però riuscire a rileggere in un modo diverso. Questa forse è la difficoltà. Essendo meno spiegato, meno dettagliato nei vari passi, non si legge tra le righe quali sono le strutture dati che devi usare. Se vogliamo, forse azzardo, la complessità concettuale principale era quella di dire facciamo una lista di coefficienti, perché il Tartaglia veniva già dato. Poi non era obbligatorio fare una lista, si poteva passare direttamente alla stringa, però io avrei trovato abbastanza complicato mescolare il calcolo del valore con la formattazione della stringa. Ecco.
senza debug non sarei mai stato in grado di avere. Il debug sicuramente aiuta. Adesso noi, come avete visto, l'abbiamo fatto insieme usando semplicemente il run, no? Quindi lo eseguiamo per provarlo e vediamo cosa mi dice la console. Apposta non ho usato nessuna funzionalità di debug, perché poi l'esame non ce l'avrete, no? E qua è molto, ecco, l'altra difficoltà qui è essere, Emanuele mi prende in giro perché dice che è esplicito meglio che implicito, lui si riferiva al testo, no, dell'esercizio, io però voglio, diciamo così, far sua questa frase e quindi la dirotto su questi esempi qua, ad esempio. Cioè, il collegamento tra gli indici delle strutture dati, l'I e il J, e il valore matematico che sto facendo me lo devo inventare io, me lo devo costruire io. E questo è l'altro gradino di difficoltà che aveva questo esercizio. Capire un attimo, ok, sì, qui c'è un 4, ma sto 4 qui, a che cosa corrisponde? Qual è l'esponente? Qual è la potenza? Qual è la X e la Y? Non me lo dice nessuno, sono io che devo costruirmelo, da 0 a n, n-1, poi c'era un po' di difficoltà per carità. Questo n più 1 perché se io ho un polinomio, una potenza di ordine 6, avrò 7 termini. E questa differenza tra 6 e 7 romperà sempre le scatole, perché devo sempre fare un più 1, un meno 1 per aggiustare le cose. Quindi ci sono tanti dettagli di questo genere che qua davano fastidio, perché uno la formula la sa, ma poi farla quadrare e non dimenticare un pezzo e non uscire fuori da tartaglia perché vado a pescare un elemento in più, poteva essere la difficoltà. Passaggi meno intuitivi rispetto che negli altri, meno scontati forse, no? Intuitivo dipende, come vi dico, voi queste cose qua le fate a mano da 10 anni, queste cose qua le fate da tempo immemorabile, senza neanche più rendervene conto. Quindi non possiamo dire che non è intuitivo, perché questo qua lo scrivi a mano senza neanche pensarci, più intuitivo di così. Il problema è il contrario, è ritornare a decomporre i vari passaggi e ricostruirli. Questo per problemi che sono più astratti, in questo senso, è più difficile. Per l'esame la chiudiamo qua, però se uno dovesse andare avanti ci sono delle librerie matematiche, no? In particolare NumPy e SciPy, si chiamano NumPy e SciPy, che sta per Numeric Python e Scientific Python, che hanno già tutta una serie di funzioni che ci aiutano a fare questo lavoro. Quindi hanno NumPy ha un concetto di array che è un passo avanti rispetto alla lista base che sappiamo far noi, che già capisce cosa sono le liste di numeri reali, gestisce già l'indice da 0 a n-1 e vabbè, poi ha già anche tutte le funzioni per calcolare le potenze, i polinomi, eccetera. Quindi se uno va avanti nel calcolo scientifico, per fortuna non deve fare queste cose a livello basso andando a pensare al singolo coefficiente, ma usa queste librerie qua che definendo dei tipi di dato in più, no? Ti permettono già di fare questi lavori in automatico. Però è chiaro che il punto di partenza ci deve essere, ed essendo un problema più astratto richiede un maggior sforzo concettuale. Per assurdo, scandire un file con 10.000 righe 100 volte andando a prendere 50 campi diversi è più facile, perché è un lavoro veramente di spostare dati, no? Mentre qua bisogna proprio lavorare. Ok, quanto abbiamo fatto print? La print era ovviamente dopo il for in cui ho costruito la stringa. Ok, allora abbiamo ancora abbastanza tempo per qualche domanda, non abbiamo però abbastanza tempo sufficiente per fare un altro esercizio completo. Quindi ditemi se avete ancora dei dubbi o dubbi specifici su qualche esercizio, oppure sull'esame in generale, e altrimenti ci apprestiamo a chiudere per una volta, l'unica volta, la lezione con un po' di anticipo. Se avete notato, ci abbiamo messo meno tempo a fare questo che non l'altro, esercizio. Anche se era più difficile, ma alla fine era più breve.
Allora, aspetto le vostre domande, così vi do il tempo di scriverle. Allora, se facciamo una funzione all'interno dell'altra, mi stai chiedendo, io sconsiglierei di definire una funzione all'interno di un'altra. Definire una funzione all'interno di un'altra. Noi quello che possiamo fare è chiamare una funzione da un'altra funzione. Però come vedete che le funzioni sono tutte definite nella prima colonna. No? Definisco qua, poi queste funzioni a loro volta si chiamano a vicenda. Non è vietato. Non sarebbe vietato, che ne so, qua dentro definire la funzione tartaglia come definizione interna a un'altra funzione. Non so se era questo che intendevi nella domanda, ma io lo sconsiglio fortemente, no? Per il livello di Python a cui siamo noi, nel senso che creerebbe una funzione che può essere chiamata solamente dall'interno di questa funzione qua. Così com'è non darebbe molti vantaggi, perché poi noi alla fine abbiamo una manciata di funzioni, non è che non sappiamo benissimo chi chiama chi. Questo, la possibilità di definire funzioni all'interno del private, all'interno del corpo di un'altra funzione, torna utile solamente quando uno fa una programmazione un pochino più avanzata, di tipo ad esempio asincrono o funzionale, in cui serve il concetto di closure, cioè una funzione può accedere alle variabili locali di una funzione diversa, ma chiaramente siamo al di là delle cose che ci servono adesso. Quindi è permesso dal linguaggio perché serve per fare cose più complicate, ma per programmi che facciamo noi mi darei come regola che le funzioni si definiscono tutte a livello più esterno. Poi quando faccio return da una funzione, ovviamente ritorna al suo chiamante, quindi se è una funzione che ne chiama una seconda, che ne chiama una terza, che ne chiama una quarta, quando faccio return dalla quarta tornerà alla terza e così via. Mentre se faccio exit, da qualunque punto del programma, interrompe completamente il programma e non solamente la funzione in esecuzione. Sapendo che ogni funzione di fatto ha come ultima istruzione, tutte le funzioni compreso il main, ha come ultima istruzione un return automatico. Che se non ritorno io esplicitamente prima, o se non ritorno un valore, alla fine ritorna da solo il valore none, che vuol dire non ho ritornato nessun valore. Nel main l'abbiamo fatto con stampa polinomio? No, questa stampa polinomio non è dentro il main, è dopo il main. Questa qua l'ho definita alla riga 58, quando il main va dalla riga 37 alla riga 55. Le funzioni le posso definire nell'ordine in cui voglio. L'importante è che le funzioni vengano definite tutte prima di avviare il programma. Quindi questa main deve essere messa qui come ultima istruzione, anzi come unica istruzione, perché a questo punto le funzioni precedenti sono già state definite tutte. Se io mettessi la chiamata del main prima, che ne so, ad esempio qua, verrebbe eseguito il main, che è qua sopra e va bene, ma poi al momento di stampare stampa polinomio non troverebbe la funzione, perché la funzione la definirò solo dopo aver eseguito il main. Quindi la struttura del programma cercate di mantenerla sempre uguale. All'inizio costanti, import e costanti. Poi le funzioni, nell'ordine qualunque, non è importante, e poi come ultima cosa l'avvio del programma, la chiamata del main. Ok? Dunque, poi abbiamo. Ah, ok, Luca che ci fa una domanda sull'address bus e il database. Fatemi prendere la lagnetta. Se ci arrivo. Allora, dicevamo, i bus di sistema, come abbiamo
accennato servono per collegare tra di loro i vari blocchi del calcolatore, ok? Che possono essere la CPU, possono essere la memoria, vari banchi di memoria, possono essere unità d'ingresso, unità d'uscita o altra roba. Tra di loro questi dispositivi sono tutti attaccati a tre gruppi di fili, no? Abbiamo detto che il gruppo più importante è quello dei dati, il data bus, che serve per trasferire i dati. Quindi tutte le volte che noi scriviamo un tasto sulla tastiera, la tastiera è un'unità di input, se scrivete la lettera X sulla tastiera, questa X viene generata dall'unità di input, viene messa sul database, il database, la CPU lo legge, leggerà questa X, e poi probabilmente subito dopo la CPU verrà memorizzata in qualche variabile di memoria, e quindi la CPU di nuovo metterà sul database il valore di X dicendo alla memoria, per favore, memorizza questo valore. Ok? Questo è il bus dei dati. Quindi tutti i valori che vengono trasferiti da CPU a memoria, da memoria a CPU, da input output a memoria, viaggiano tutti sul bus dei dati. Questo bus dei dati, poiché deve essere letto, contiene dei dati che sono letti dalla CPU e dalla memoria, ha la dimensione, quindi tanti bit, sono gli stessi della dimensione della memoria, quindi delle celle di memoria, il parallelismo, e sono le stesse, memoria, e sono gli stessi della dimensione dei registri della CPU. Un calcolatore sarebbe dimensionato male se avesse registri più larghi o più stretti, cioè più o meno capienti, rispetto alla dimensione della memoria o alla dimensione del database. Questo per quanto riguarda i dati, però se pensiamo ai dati ci chiediamo, ma se quando si più dice alla memoria di scrivere questo valore di X, dove lo scrive la memoria? In quale delle sue tante celle? E quale delle celle viene definito dall'indirizzo? Quindi la CPU, quando vuole scrivere quel dato, non solamente mette il valore di X sul database, ma mette anche il valore dell'indirizzo della cella in cui vuole scrivere questo dato, e questo valore di indirizzo viene letto dalla memoria per dire, ah sì, questo X vuoi che lo memorizzi nella cella di indirizzo 1306. Questo 1306 non è il dato, è l'indirizzo in cui voglio memorizzare il dato. E quindi non viaggia sul bus dei dati, ma viaggerà sul bus degli indirizzi. Quindi il bus dei dati trasporta i dati, il bus degli indirizzi specifica dove devono essere letti o dove devono essere scritti i vari dati. E quindi il numero di bit del bus degli indirizzi deve corrispondere al numero di locazioni di memoria indirizzabili che abbiamo nel calcolatore, e quindi poter distinguere una dall'altra le varie celle di memoria, in modo che tutte le volte che voglio leggere o scrivere qualcosa sappia esattamente, possa dare un nome, un numero, un codice univoco a quella cella di memoria lì. Quindi questa in sintesi può essere una risposta alla domanda di Luca. Da notare che il bus dei dati, se vogliamo entrare un pochino più in dettaglio, è un bus che è bidirezionale per tutti, cioè tutti possono leggere o scrivere, mentre il bus degli indirizzi è un bus che viene generato dalla CPU e tutti gli altri lo ricevono solamente. Quindi gli indirizzi li comanda la CPU, li comanda l'unità di controllo che dice cosa voglio leggere, cosa voglio scrivere, chi lo deve fare. E gli altri ricevono il dato e stanno zitti, ubbidiscono perché la CPU comanda, mentre il dato può essere letto, scritto e quindi viaggiare in varie direzioni. Il control bus, se vogliamo completare, dice cosa. Sul control bus ci sarà scritto leggi o scrivi, ad esempio. Perché quando la memoria riceve alla cella di indirizzo 1031, scrivi la X, o meglio, c'è questo valore, questo indirizzo 1031, la memoria deve sapere, a questo indirizzo devo scrivere il valore che trovo sul database, quindi scrivere la X, oppure mettere sul database, quindi leggere il valore che c'era prima in quella cella? Questo dice il bus di controllo. Così come ci sono anche delle informazioni di temporizzazione sul control bus, i clock,
in modo che i trasferimenti avvengano in modo temporizzato, sincronizzato, e delle operazioni di stato. Cioè, ad esempio, l'unità di input dice: guarda che io ho un dato da darti, pronto, quando la CPU hai un attimo, per favore vieni a leggerlo. Oppure l'unità di output dice: senti, io ho finito di mandare fuori i dati che mi avevi dato, se ce ne sono altri mandameli. Queste sono informazioni di stato che vengono fornite alla CPU, in cui i vari dispositivi interni o esterni, quindi memoria, input, output, comunicano alla CPU che cosa stanno facendo, in modo che la CPU sappia regolarsi. Quindi questo, sul base controllo non viaggiano mai dei dati, solamente dei comandi. Il numero di bit del database è uguale al parallelismo della memoria, nella maggior parte dei casi sì. Cioè, per un dimensionamento corretto dei sistemi sì. Perché altrimenti, se io avessi un database che è più grande della capacità della memoria, quel dato lì che arriva fino alle porte della memoria non potrebbe entrare tutto. E quindi sarei costretto a usare solamente metà del database, sto sprecando lo spazio. Se invece avessi un database più piccolo e la memoria più grande, per riempire una cella di 32 bit dovrei fare due trasferimenti da 16 bit ciascuno, sprecando tempo. Quindi normalmente l'ampiezza del flusso dati che parte dai registri arriva fino alla memoria, passando attraverso il bus, è sempre la stessa. Ok, allora, ciò che ci separa dall'esame ancora sono poche cose, no? Di cui io vi ricordo, diciamo, operativamente, ci sarà ancora chiamiamolo un laboratorio 13, però come vi ho detto non sono sicuro che sarà giovedì, quindi data da definire, con Respondus, Lockdown e la piattaforma Exercise. Quindi questo vi avviso appena ce l'abbiamo pronto, in modo che possiamo fare, mi includo anch'io, una prova in condizioni simili all'esame. Poi ricordatevi di prenotarsi o sprenotarsi dall'esame, sprenotarsi 2-3 giorni prima se avete deciso di non fare l'esame. L'orario specifico del vostro turno sarà definito pochi giorni prima, quando avremo i numeri cominceremo a dividere i blocchi, capiamo se dovremo fare 10 turni oppure 8 turni al giorno, quindi l'orario del turno d'esame diciamo che sarà 1-2 giorni prima, quindi ve lo comunichiamo ovviamente. Poi cosa dice? Per quanto riguarda la consulenza, sappiamo che Slack è sempre attivo, tranne durante l'esame, ovviamente. Durante l'esame dovete fare l'esame. E poi dovete ricordarvi del questionario CPD, chi non l'ha ancora fatto, più il questionario di cui abbiamo parlato ieri del corso. Vi rimetterò, vi romperò ancora le scatole su Slack, manderò ancora poi una mail per ricordare a chi non l'ha fatto di farlo, così possiamo analizzare queste informazioni. E direi che dal punto di vista logistico, vi metto poi il link di nuovo sul canale generale di Slack, così potete cliccarci sopra direttamente. E direi che non c'è altro. Mi ricordate di fare, ecco, questo qua, ricordate, fare le prove, fate delle prove con lockdown.
questo mi raccomando, installatelo per tempo, fate delle prove per tempo per evitare di arrivare il giorno prima dell'esame che c'è qualcosa che non funziona o che non è compatibile con il vostro computer o chissà che cosa. Okay, questo, cerchiamo di non arrivare all'ultimo momento. Abbiamo un... Noi siamo fortunati perché siamo l'ultimo appello, l'ultima materia delle tre. Quindi se avete dei problemi, se li beccano i miei colleghi di matematica o di chimica, quando arrivate da me, li avete già risolti. Potrebbe essere anche un turno del pomeriggio. Sì, stiamo pensando di fare 10 turni di 2 ore, quindi dalle 8 del mattina alle 8 di sera praticamente, sia il venerdì che il sabato. Voi avrete 90 minuti di tempo, però la cadenza dei turni sarà ogni 2 ore perché ci vuole il tempo per entrare, uscire e consegnare, eccetera, eccetera. Chimica è l'ultima, va bene, mi sono sbagliato, fa lo stesso. Ok, per qualunque altra cosa sappiamo qual è il nostro canale di contatto. Se a ridosso dell'esame poi avete bisogno anche magari di momenti di consulenza, possiamo anche organizzare qualche piccola call, magari a gruppi di persone, perché uno a uno diventa complicato, in cui semplicemente si rispondono a domande così a ruota libera. Non so purtroppo rispondere alla domanda di Matteo, perché appunto fa parte del motivo per cui non è ancora pronta la cosa del 13, perché il lockdown si comporta in modo un po' diverso se siamo nell'esame vero oppure nella simulazione d'esame, quindi dobbiamo ancora sistemarlo questo. Quindi quando riusciremo a metterlo a posto cercherò di darvi le istruzioni precise. Ok? Allora, vi saluto, in bocca al lupo per gli esami, per gli altri esami, perché quello di informatica andrà sicuramente bene. Prima o poi riuscirò anche a vedervi, perché finora per me siete solo tutti bei rettangolini neri, ma ci sarà il momento. Spero che alla fine vi siate appassionati un po' sull'informatica, quindi non la vediate solamente dal punto di vista scolastico, ma anche come uno strumento che vi può servire nella vita, nel lavoro e nello studio. Bocca al lupo, ci rivediamo all'esame. Ciao a tutti.